Non mi resta molto da vivere. Sì, lo si capisce guardandoti. Neanche un mostro può sconfiggere la vecchiaia e la malattia, o sbaglio. Mi deludi molto in questo modo. La questione è diversa. Cioè? Tramanderò il mio potere ai figli di mio fratello Rod. Continuerò a vivere nei loro ricordi. Che cosa vuoi dire con questo? Che significa che lo tramanderai? Kenny, in un prossimo futuro questo mondo cadrà in rovina. L'umanità si avvia al crepuscolo, ma io vorrei costruire un paradiso. Tu credi nella violenza, non è così? È l'inevitabile verità di questo mondo. Eppure, noi eravamo destinati a distruggerci, ma qualcosa ci ha fatto diventare amici. La violenza? E io che ne so? So soltanto che se non mi avessi afferrato con quel tuo braccio enorme, di certo io avrei riempito il tuo teschio di merda. Ben prima di diventare amici o quello che siamo. Sì, è un'inevitabile verità questa. Eppure io credo che quel giorno sia stato un miracolo. Fino alla fine. Non riuscii mai a pensarla come la pensava lui. Ma come aveva detto, aveva tramandato il suo mostro. Quando vidi quegli occhi, capii subito che era lui. Anche la figlia di Rod cominciò a parlare di amore, di pace e di tutte le altre stupidaggini che avevo già sentito. Come potevi fare discorsi così tanto oziosi? Era la tua forza soverchiante che te li faceva fare. Quindi chiunque ottenga quel potere finirà per vederla come voi. Per esempio, lo farei anch'io. Io sono Kenny Ackerman. Tempo fa mi chiamavano Kenny lo Squartatore. Un soprannome che mi hanno affibbiato dopo che avevo sgozzato un gran numero di gendarmi come voi. Beh, poi sono successe cose e mi hanno assegnato il comando di questa unità con dispositivi di manovra antiuomo. Molto piacere. Eh? Capisco la vostra confusione. Scoprire che il vostro capo è un assassino e che non ha mai fatto il soldato non deve essere bello. Nessun problema. Sono passati 2 anni dalla breccia. Non combattiamo più contro i giganti e adesso lottiamo tra di noi per il territorio che è rimasto. È questo il motivo per cui esistiamo, no? Obbedire alle regole di queste mura e scalare i gradi dell'esercito ci ha portati a questo punto. Nessun problema. Niente ha più senso. State tranquilli. La giusta causa di contrastare il corpo di ricerca è solo una scusa che mi sono inventato io. Solo un trucchetto per convincere quei merdosi dell'assemblea. A quale scopo, mi chiederete, faccio tutto questo? Solo per il mio grande sogno. Un potere che equivale a quello di Dio. Chiunque lo ottenga diventa immancabilmente misericordioso. Persino uno stronzo come me può diventarlo. Voglio saperlo. Quindi cosa si prova? Che cosa si riesce a vedere da lassù? Anche una feccia come me riuscirebbe davvero a vedere le stesse cose che riuscivi a vedere tu?